criteri di convergenza sono molto meno, sono molti meno. Ce n'è uno sostanzialmente che vedremo che ha una certa importanza. Per il resto vedremo che, diciamo, sarà importante decidere se la, se la serie è assolutamente convergente quando avremo la definizione. Cominciamo a vedere però un caso importante in cui si sa che la serie converge, ed è quello del criterio di Leibniz. Serie a termini di segno non spostante. Allora, cominciamo a vedere questo criterio di Leibniz. Che però trova abbastanza spesso applicazione. Il criterio di Leibniz dice: supponiamo che A con N sia una successione debolmente decrescente a zero. Quindi sarebbe a dire che il limite di A con N vale 0 e A con N più 1 è minore o uguale a A con N per ogni N appartenente a N. Quindi gli A con N sono di segno costante, però sono successione decrescente e infinitesima. Leibniz dice che in questo caso la serie di meno 1 alla n per A con n converge a un numero reale. Ok? Converge a un numero reale. Quindi un altro modo di enunciare il criterio di Leibniz è dire: se io, se i termini della mia serie sono una successione, se la mia serie è a termini di segno alterno, meno 1 alla n, se questo segno è costante e questo alterno, decrescente in valore assoluto e infinitesima, allora la serie converge. Chiaro, lo devo ripetere la terza volta. Se la mia serie è a termine di segno alterno, segnalo da questo, decrescendo in valore assoluto e infinitesima, allora la serie. Allora, dimostrazione. Andiamo, vabbè, la dimostrazione la faccio qua, così. Andiamo a scrivere le somme parziali. Allora, S0 uguale A con 0, S1 uguale A con 0 più A con 1. Poi avrò S2, A con 0 meno A con 1, A con 0 meno A con 1 più A con 2. Poi avrò S3 uguale A con 0 meno A con 1 più A con 2 meno A con 3. Poi suppongo che sono arrivato a S2n, A con 0 meno A con 1 più G di punti A con 2n meno 1 meno, anzi qua è meno, qua A con 3. Poi facciamo S 2n più 1 uguale A con 0 meno A con 1 più A con 2n meno A con 2n. Allora cominciamo a guardare queste somme parziali. Allora,
però guardiamo solo quelle di separatamente, quelle di indice pari e quelle di indice dispari. Allora, quelle di indice pari cosa fanno? Allora, quando io passo da S0 a S2, chi è più grande, S0 o S2? S0, perché io ho prima sottratto A con 1, che è più grande, e poi ho aggiunto A con 2, che è più piccolo, gli A con N vanno a scendere. A minore o uguale, ma insomma. Quindi S0 è maggiore o uguale di S2. Quando passerò da S2 a S4, ci saranno due termini in più qua, meno A con 3 più A con 4, che pure la somma è negativa, quindi maggiore o uguale di S4. Maggiore uguale di S2n. Adesso andiamo a vedere S1. Quando passo da S1 a S3, che cosa succede? Oh, guardate che S1 è positivo, perché A con 0 è maggiore o uguale di A con 1. S3 com'è rispetto a S con 1 stavolta? È più grande o più piccolo? Perché? Perché prima sommo A con 2 e poi ci tolgo A con 3, diciamo la somma parziale è arrivata qua, poi sommo A con 2 e tolgo A con 3, quindi otterrò un risultato un po' più grande. Ma proseguendo in questo modo arriva S2n più 1, anche l'ultimo rispetto alla somma, la somma precedente arrivava qui, poi aggiungo A con 2n, ci tolgo A con 2n più 1, questo è più grande di questo e qui maggiore uguale di questo e quindi ottengo minore uguale di S2n. Adesso andiamo a confrontare questi due. Chi è più grande, questo o questo? È più grande questo. Perché qui ci sono esattamente gli stessi addendi tranne l'ultimo che è negativo. Quindi aggiungendo un termine negativo a S2n, la somma non può, non può aumentare. Termine minore uguale di 0. Quindi abbiamo ottenuto questa catena di disuguaglianza. Questa catena di disuguaglianza vale per ogni n. Quindi adesso fate tendere n a infinito. Che succede? Allora, questa qua cosa fa? Scende. Quindi un limite, la successione monotona ce l'ha. O è finito o è meno infinito. Andiamo a vedere questa qui. Cosa fa? Sale. Quindi un limite ce l'ha. O è finito o vale più infinito, però vale questa disuguaglianza, quindi anche passando al limite deve valere per il teorema del confronto alla stessa disuguaglianza, il teorema di un carabiniere su. Ok? Adesso io dico che entrambi i numeri sono reali, perché questo o era un numero reale o era meno infinito. Ma questo non poteva essere meno infinito, quindi non, questo non può essere meno infinito. Non può scendere a meno infinito. Se preferite, S2n è sempre maggiore o uguale di S1, quindi è limitata dal basso, e quindi non può scendere a meno infinito. Oppure, similmente, quest'altro non può divergere a più infinito, perché è limitata dall'alto, da S0. Oppure viceversa, potete anche dirlo così, questo è finito e meno infinito, questo è finito e più infinito, nessuno dei due può essere più o meno infinito. Perché se no non si trovano le cose, no, otterremo che meno infinito è più grande il numero reale, oppure che più infinito è più piccolo il numero reale. Oppure peggio ancora che meno infinito è maggiore uguale di più infinito, perché tutte e tre le cose sono impossibili. Ah, un attimo, non ho finito. Quindi
questa è una successione monotona, ha un limite, questa è una successione monotona, ha un altro limite, però S2N più 1 meno S2N quanto fa? S1 2N, cioè questo meno questo quanto fa? Meno a con n meno 1. Adesso fate tendere n infinito. Questo abbiamo detto che tende a S secondo, questo abbiamo detto che tende a S primo, quindi la differenza tende alla differenza dei limiti. Ma questa qua a quanto tende? A zero. Per quale motivo? La successione era infinita. Beh, a con 2n più 1 non è tutta la successione, però la successione estratta, se la successione tende a 0, anche la successione estratta tende a 0. Quindi, che cosa abbiamo scoperto? Che questi sono uguali. Ma allora, le successioni di indici pari tendono a S. Chiamiamola S. Le successioni di indice, diciamo, le somme parziali di indice pari, scusate, tendono a S. Le somme parziali di indice dispari tendono a S. Allora, le somme parziali e basta tendono a S. E quindi la somma della serie fa S, numero reale. Chiaro? Non è difficile. Quindi una scelta, non solo, questo mi dice, prima di tutto mi dice che S è positivo, cioè in una serie di Leibniz il segno della somma è dato dal segno del primo termine. Le somme parziali di Leibniz, se le andate a riportare, diciamo qua ci metto n, qua ci metto la somma. Questa la chiamo S, qua c'ho la con 0 più la con 1, diciamo, le somme parziali oscillano attorno al valore vero, e diciamo S0 maggiore o uguale di S2 maggiore o uguale di S4, ci stiamo avvicinando a S. S1 è minore o uguale di S3, minore o uguale di S5, ci stiamo avvicinando a S da sotto, quindi costituiscono sempre le somme parziali di indice pari e dispari, costituiscono sempre una forchetta. S sta qua in mezzo, questa scende e questa sale, quindi S sta tra questa e questa. Quindi quando avete due somme parziali di indice successivo, costituiscono una forchetta nella quale in mezzo c'è S. In particolare la somma sarà sempre, il segno della somma sarà sempre dato dal segno del primo termine, perché se il primo termine è positivo è questa situazione qua, se il primo termine è negativo la situazione è ribaltata. Chiaro? Quindi ok, allora andiamo a vedere un caso in cui si applica il criterio di Leibniz. Somma di meno 1 alla n fratto n, per n che va da 1 a infinito. Questo sarebbe meno 1 più un mezzo meno un terzo e a proseguire. Quindi stavolta sommo è parente alla serie armonica, ma non è la stessa cosa, perché stavolta i segni sono alterni. Quindi io prima tolgo 1, poi aggiungo un mezzo, poi tolgo un terzo, poi aggiungo un quarto. Converge questa serie? Se abbiamo detto si applica Leibniz. Perché si applica Leibniz? Perché se riprendi un valore assoluto, 1 su n è decrescente? 1 su n è decrescente. È infinitesima? È infinitesima. Però ci ho messo i segni alterni e posso applicare Leibniz. Ah, quindi la somma di questa serie sarà positiva o negativa? La somma. Sì. Primo termine chi è? Meno 1. Quindi la somma sarà negativa.
Se la volete approssimare, la somma sarà compresa tra meno 1 e meno un mezzo, oppure tra meno un mezzo meno un terzo sono meno 5 sesti e meno 5 sesti più un quarto, quindi meno 10 dodicesimi e meno 7 dodicesimi, 4 3 dodicesimi e così via. Man mano che andate avanti ottenete delle approssimazioni sempre migliori della somma. L'anno, diciamo, l'anno prossimo, insomma, il collega mi ha chiesto di farlo quest'anno, non ce la faccio a fare le serie di potenze quest'anno, quindi in analisi non ce la faccio. Quindi, la somma in realtà si può dimostrare che fa meno lo 21, questo ce lo mettiamo tra parenti, perché lo sappiamo, lo possiamo dire, ma non lo sappiamo per adesso. Dimmo? Comunque, per controllo, meno logaritmo 2 è compreso tra meno 0,7 e qualcosa. È compreso tra meno 1 e meno un mezzo? Sì. È compreso tra meno un mezzo e meno un mezzo e meno un terzo? Sì. Quindi si può mostrare che questa somma fa meno logaritmo 2. Quindi questa fa una... Allora, adesso vi illustro una strategia, perché poi non è che, diciamo, la andremo a fare con tutti i sacri crismi. Riordinando questa serie io posso far uscire la somma che voglio. Posso far uscire 2, posso far uscire meno 3, posso far uscire pi greco, la posso far divergere positivamente. Allora, farlo con tutti gli indici a posto è difficile, capire l'idea è semplice, quindi adesso cercate di capire l'idea. Allora, l'idea è, io qua, prima idea, separare i termini negativi da quelli positivi. Qui sono quelli negativi, qua ci stanno quelli positivi. Questa idea io, diciamo, la illustro non solo perché serve anche a sottolineare il concetto di serie, che la serie è la somma dei termini, non mi stancherò mai di ripetere, perché poi questa cosa sembra banale, poi quando arriva all'esame il concetto non è arrivato. Okay. Allora, io voglio fare una nuova serie. Allora, voglio fare somma, quindi a con n è uguale a meno 1 alla n fratto n. Voglio fare somma per n che va da 0 a più infinito di a con phi di n, e voglio far vedere che questo qui viene lambda. Ok? Allora, la strategia è questa qui. Start se lambda è maggiore di 0, allora questo lo chiamo i termini, questo qua lo chiamo serbatoio positivo e questo qua lo chiamo serbatoio negativo. Serbatoio positivo contiene tutti i termini positivi. Lo immagino, anzi, più che serbatoio, usiamo una parola più precisa in informatica, chiamiamolo step, pila. Stack è una pila, in cima ci stanno questi termini che stanno a sinistra, gli altri stanno più in fondo, ok? Allora, in questo caso, qua mi sposto un attimo perché mi serve spazio. Allora,
Facciamo così. Questo è il mio programma. Somma, quando intendo somma, vuol dire somma e cancello. Allora, supponiamo che voglio far uscire lambda uguale 3. Allora, l'idea qual è? Parto da 0. 0 è minore di 3. Sì. Allora, comincio a prendere un termine. Un mezzo. Poi torna qua, la somma che ho raggiunto adesso fa un mezzo, diciamo S uguale S più A con B, diciamo A con N, A con 2K. Qua S uguale S più A con 2H più 1. No, al contrario, qua 2K più 1, qua A2A. Posso scriverlo? Alla fine sto scrivendo quasi proprio il programma proprio. Cioè, sei qui. Facciamo una cosa, scriviamo proprio il bene. S uguale a 0. H uguale a 0, K uguale a 0. Allora, supponiamo, no, facciamo così, S minore di lambda, faccio prima a scrivere così che a scrivere come ho scritto prima. Allora, S uguale S più A 2 H più 1 H uguale H più 1. Per la precisione dovrei scrivere così e torno qua. In quest'altro caso abbiamo S più A 2 K K K più 1. Fine. Questo è il mio programma. Ovviamente non è un vero programma, nel senso che questa procedura non finisce mai, ma non deve finire mai, perché mi deve sommare tutti i termini di prima. I termini di prima erano infiniti e quindi la procedura non finisce. Andiamo a vedere come funziona. E quindi un programmino sono
quattro righe di codice. Chiaro? Andiamo a vedere come funziona. Prendiamo lambda uguale 3. Lambda è un numero fissato a priori, la somma che vogliamo ottenere. Allora, vediamo un po'. 0 è minore di lambda? Sì. Allora h era 0, quindi devo sommare a con 1, ma a con 1 era un mezzo. E allora sommiamo un mezzo. Adesso torno sopra, un mezzo è minore di 3? Sì. Allora io però avevo incrementato h, adesso h valeva 1. Quindi chi vado a sommare adesso? 2h più 1 fa 3, 2 per 1 fa 2 più 1 fa 3. Quindi è come se io quello là che avevo sommato l'avevo cancellato e sono passato a un 4. Un mezzo più un quarto è minore di 3? Sì. E allora devo fare, passo appresso, più un sesto, più un ottavo, più un decimo, più un dodicesimo, più un quattordicesimo, più un sedicesimo, più. Quando arrivo, allora, se ci fate caso, io che cosa sto sommando? A parte un mezzo in evidenza, sto sommando 1 più un mezzo più un terzo più un quarto, cioè sto facendo la somma dei decimi dei primi numeri naturali moltiplicata per un mezzo. Ma la somma dei decimi dei primi numeri naturali era circa logaritmo n, se vi ricordate. Diviso 2 sarà circa logaritmo n diviso 2. Ma logaritmo n cresce, a un certo punto diventerà maggiore di 6. E alla 6 sarà dalle parti di 500. No, vediamo un po'. Allora, E al quadrato circa 8. 8 alla 3. Sì, sarà circa. Insomma, a un certo punto, diciamo, arrivo, mettiamo a 1 su 500. E elevato alla 6 a 403. Quindi vuol dire che quando io arrivo a 402, probabilmente qua verrà o 402 o 404. Quando arrivo a 404, finalmente questa somma è diventata maggiore di 3. Allora che faccio? Meno un terzo. Allora, ho cancellato tanti termini positivi, a un certo punto la somma è diventata maggiore di 3, scusate, meno 1, perché ancora non avevo sommato meno 1, quindi vado a prendere il primo termine negativo. Cioè qua il programma, quando la somma diventerà è maggiore o uguale di 3, sì, allora invece di sommare quello positivo va a sommare quello negativo e incrementa il valore di k. Adesso se stavo a circa 3, ci tolgo 1, è evidente che sono tornato a circa 2. Quindi quando arrivato qua sarà minore di 3 e ne sono un'altra caterva di questi positivi. Fino ad arrivare quando? Fino ad arrivare a circa 1 su e alla 8. Perché se avevo 1 su e alla 8, quelli positivi mi fanno la somma da circa 4, meno 1 che ho tolto prima, diciamo 1 su n, diciamo, fai un attimo alla 8, 400 per un'altra 8 sarà 3000 e qualcosa, 3200. Qua vabbè, verrà un numero, a un certo punto, che ne so, 3216. Quando arrivo qua, la somma diventa di nuovo maggiore di 3 e allora vado a togliere terzo. Quindi se andate a farlo questo programmino, fate fare al computer, semplicemente voi gli date un'istruzione per stopparlo dall'esterno, se no questo si alluppa, e vi a un certo punto lo fate girare per una mezz'oretta, fermate, poi andate a vedere chi è h e chi è k. H è il numero di termini positivi che ha sommato, k è il numero di termini negativi. Allora vedete,
somma tanti termini positivi e uno negativo, tanti termini positivi e uno negativo, tanti termini positivi e uno negativo. Però la somma, le somme parziali cosa fanno? Riuscite a comprendere che le somme parziali tendono a 3? Queste, allora qua la somma parziale saliva, 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 arrivava a 3. Appena aveva oltrepassato 3 scende di 1. Quindi sostanzialmente fino alla prossima volta che passa 3, tra quali numeri sarà compresi? Tra circa 2 e 3. Circa 3 meno 1 fa circa 2, poi sale, sale, arriva fino a 3. Qua adesso stavolta scenderà solo di un terzo, quindi le somme parziali successive saranno comprese tra circa 3 meno un terzo e poi sale, sale, arriva a circa 3. Appena passa 3 ci tolgo un quinto, quindi mano a mano fa sempre questa storia, oscilla attorno a 3 e l'oscillazione è sempre più piccola. Quindi se io definisco la successione in questo modo posso scrivere la, diciamo, in modo matematico. L'unica cosa è che diciamo i termini vengono presi mediante un principio, diciamo, mediante una regola data per induzione, però se lo faccio è evidente che diciamo, è un riordinamento, certo, perché tutti i termini con l'indice positivo, con l'indice pari compaiono magari un po' prima, ma anche tutti i termini con l'indice negativo, cioè tutti i termini negativi compaiono magari un po' dopo, perché dopo meno 1 prenderò meno un terzo, dopo meno un terzo prenderò meno un quinto, cambia sempre, diciamo, ci arrivo sempre a 3 salendo, scendendo, è evidente che ci arrivo sempre, perché quando vado a sommare i termini della serie armonica, quelli sono la metà della serie armonica, comunque la serie armonica diverge, quindi prima o poi sommando quei termini, siccome la somma di tutta la serie diverge, sommandone un po', a un certo punto la somma parziale arriva a 3, poi se parte da 3 meno un terzo dopo un po' ritorna a 3, poi se parte da 3 meno un quinto dopo un po' ritorna a 3, poi ogni volta che ha passato 3 sommo un termine negativo e ritorno su e ricomincio. È evidente in questo modo che io ho disposto i termini della serie in un nuovo ordine che riprende tutti, però ha la proprietà antipatica di anticipare i positivi e posticipare i negativi. In che termini? In termini che fa uscire una somma che si, delle somme parziali che si avvicinano a 3 e quindi posso far uscire 3. Secondo voi è importante che lambda l'abbia scelto 3? No, potevo scegliere qualunque cosa, semplicemente se lo sceglievo nel negativo dovevo partire al contrario, chiaro? Partivo dall'altra parte, quindi posso far uscire 3, posso far uscire 5, posso far uscire pi greco, posso far uscire radice di 2. L'importante è che so voglio, dove voglio aprire. Posso far uscire anche più infinito, perché qua se voglio far uscire più infinito come mi regolo? Invece di arrivare a 3 qua arrivo a 2, poi ci tolgo 1, poi qua per premunirmi sommo tanti termini positivi in maniera tale che la somma faccia un terzo più 1 e poi tolgo un terzo e quindi ho sommato un altro 1, poi faccio un quinto più 1 e poi ci tolgo un quinto e quindi ho sommato un altro 1, 1 più 1 più 1 più 1, la somma parziale stavolta divergerà. Quindi diciamo è chiaro che posso adattare o adeguare questa strategia per far uscire qualunque tipo di somma o per far uscire anche una serie divergente positivamente o anche una serie divergente negativa. Quindi, vediamo un po' che ne so. No, c'è tempo. Allora, vediamo un attimo. Facciamo a tempo a definire serie assolutamente convergente. Vediamo un attimo. Allora, questa serie qua è il prototipo di quello che non ci piace troppo. Cioè, questa serie converge. Converge, la somma è meno logaritmo. Però attenzione, perché converge a quel valore perché io sommo quei termini esattamente in quell'ordine. È chiaro che se ne sposto un numero finito non cambia niente,
perché dopo un po' le somme saranno uguali e da un certo punto in poi saranno uguali. Ma se li sposto tutti e cambio l'ordine complessivamente, posso fare in modo che le somme siano diverse. Quindi la somma, il risultato della somma è legato esattamente all'ordine con cui ho sommato quei termini, che non è una cosa piacevolissima, no? Perché uno dice: c'ha dei soldi, mi metto a parte un po' qua, un po' là, poi quando li riprendo in ordine diverso, la somma deve essere la stessa. Ripeto, fin quando sono di segno costante, sì, ma se sono di segno variabile, no, perché c'è il discorso del trucco di prima. Io tendo ad anticipare gli incassi e ritardare i pagamenti o viceversa. Questo è il trucco di base. Allora, c'è da chiedersi se posso fare qualche cosa per evitare che questo succeda, cioè affinché valga la proprietà, qua la proprietà commutativa non vale. Io ho riordinato i termini, la somma non è più la stessa. Commutativa? No. Questa è commutativa? No. Ma sicuro? No. Ok, allora cosa posso fare? Allora, mi accorgo che se io prendo questa, la stessa serie, e la prendo con i valori assoluti, che diventa? Quando diventa? 1 su n. Ma questa è la serie armonica, la serie armonica diverge. Non sarà per questo motivo che prima c'avevo un problema? Sì, è esattamente per questo motivo. Allora io questa cosa la spiego così. Uso questa metafora. Allora, quando tu fai la doccia, tu hai una manopola. Di questi tempi, visto la temperatura che fa fuori, l'acqua esce fredda, se, no, se non gira la manopola. Fino a che l'acquedotto ti manda acqua, da lì esce acqua. Quindi, ipoteticamente, è come, supponendo che diciamo, i serbatoi si riempiano a un tasso superiore con quello con cui tu scarichi l'acqua, serbatoi nel senso diciamo gli invasi d'acqua perché piove da qualche parte. Allora tu hai un serbatoio di infinita acqua fredda, basta che paghi la bolletta, però teoricamente c'è un serbatoio di infinita acqua fredda. Se tu giri la manopola e attivi la caldaia, lì esce acqua calda, ok? Quindi teoricamente anche lì, fino a che paghi la bolletta, l'acqua calda esce. Quindi hai anche un serbatoio di infinita acqua calda. A che ti serve la manopola? A non gelarti e a non bruciarti. E tu dici: ah, è troppo freddo, alzo un po'. Ah, è troppo caldo, scendo un po'. A un certo punto trovi la temperatura giusta. Ah, è minore di 3, salgo un po'. Ah, è maggiore del target, in questo caso sempre 3, tolgo 1. Se regolo il flusso dell'infinita acqua fredda e dell'infinita acqua calda nel modo giusto, io ottengo la temperatura desiderata. Se voglio posso pure bruciarmi più infinito, oppure gelare meno infinito, oppure posso ottenere una temperatura giusta, cioè un target prefissato. Chiaro? Ma il presupposto per fare questo è che ci sia infinita acqua fredda e infinita acqua calda. Se a un certo punto la caldaia si blocca e quindi l'acqua calda finisce, che succede? Ti geli.
Se viceversa per qualche motivo si blocca l'acqua fredda e non riuscite più a miscelare, e l'acqua della caldaia la manda a 70 gradi, vi ustionate. È chiaro? Quindi questo meccanismo, quello dell'esempio, io lo posso attivare solo quando questo mi dice che la somma complessiva dei serbatoi positivo e negativo era infinita, cioè in complesso c'ho acqua infinita, perché se l'acqua è finita a un certo punto finisce proprio l'acqua e quindi la diciamo somma finale fa la somma che è chiara? Quindi se la serie presa in valore assoluto fa, diciamo, diverge al più infinito, vuol dire che c'è almeno uno dei due serbatoi, tra fredda e calda, è infinito, non per forza un tempo. Ma se poi la serie invece convergeva senza i valori assoluti, vuol dire che tu l'hai riuscita a regolare, ma per essere riuscita a regolarla non potevano essere uno infinito e l'altro no. È chiaro? Questo poi lo dimostrerete. Affinché la serie converga, ma quando vado a prendere i valori assoluti non converga più, ci vuole che tutti e due i serbatoi, sia quello dei termini positivi sia quello dei termini negativi, danno una somma infinita. Allora a quel punto, se entrambi danno una somma infinita, io quel meccanismo lo posso mettere in piedi sempre. È chiaro? Come si ricollega a lì? Come si ricollega a che? Al teorema di no, sto preannunciando un teorema che poi vedremo. Non adesso, cioè no, non si ricollega a Leibniz, non c'entra con Leibniz. Questo qua dirà, sto preannunciando un teorema che dirà che una serie è incondizionatamente convergente, cioè se ogni volta che vai a ordinare i termini la somma esce sempre la stessa, l'unico caso è quando la serie è assolutamente convergente, cioè ambedue la somma è sempre la stessa, finita. Cioè, qui avremo quattro casi: o il serbatoio è infinito, cioè sono finiti tutti e due, in quel caso questa somma verrà finita, la somma dei termini con i valori assoluti verrà finita, non quella lì, perché somma di una serie diverge in ogni caso, e allora, e vedremo che anche riordinando i termini la somma verrà sempre la stessa. Quelle saranno le serie che chiameremo assolutamente convergenti. Perché assolutamente convergenti? Perché convergono quando i termini vengono presi in valore assoluto. Oppure avremo il caso in cui uno solo dei due serbatoi è infinito. Supponiamo che sia infinito quello dei termini positivi. Allora la somma della serie farà più infinito. Con i valori assoluti farà più infinito. Senza valori assoluti fa sempre più infinito, perché i termini positivi daranno più infinito, i termini negativi daranno un valore finito, la somma dei due diverge. Viceversa, se è più infinito quello che diciamo, se dà meno infinito la somma dei termini negativi, la somma totale darà meno infinito. E anche se riordinate i termini o anche se non prendete i valori assoluti, la somma darà sempre meno infinito. C'è un quarto caso. Il quarto caso è quello in cui entrambi i serbatoi daranno più infinito. Cioè uno più infinito quello dei termini positivi e l'altro meno infinito quello dei termini negativi. In questo caso la serie con i valori assoluti divergerà, l'altra serie invece può divergere, può convergere, può fare quello che gli pare, perché sostanzialmente lo abbiamo già mostrato. È chiaro che adesso la situazione è un po' più articolata, però questo è quello che può succedere. Ok? Adesso vediamo un po' se è fatta l'una. Allora, fatemi dare almeno la definizione di serie assolutamente convergente. Una serie
storia si dice assolutamente convergente quando? Quando converge la serie dei termini presi in valore assoluto. Possiamo avere una serie che... Allora, convergente vi ricordo significa che la somma viene un numero reale. Ma di queste due frecce, cioè quella che va da sinistra verso destra e che invece non male quella che va da destra verso sinistra, noi ne abbiamo mostrata una sola. Cosa abbiamo mostrato? Abbiamo mostrato questa implicazione o che non male questa implicazione? Abbiamo dimostrato insomma, quella di sopra o quella di sotto? Quella di? Sono sotto sopra. Allora, quanti pensano che abbiamo dimostrato quella di sopra? Quanti pensano che abbiamo dimostrato quella di sotto? Abbiamo dimostrato, quanti non pensano, come solito la maggioranza. Comunque, abbiamo dimostrato quella di sotto. Perché abbiamo dimostrato quella di sotto? Guardate qua, quella serie di prima ho cancellato. Quella convergeva, ma passava i valori assoluti, non convergeva più. Se ci metti meno 1 alla n su n, questa converge, passa i valori assoluti, non converge, perché somma di 1 su n fa più di 1. Quindi non è vero, una serie può essere convergente senza essere assolutamente convergente. Invece se è assolutamente convergente è anche intuitivo, deve essere convergente. Però per vedere questo ancora non l'abbiamo dimostrato, lo dimostriamo alle due. Ok?